In questo video presenteremo un altro modello che può essere analizzato con la versione FIWER. Si tratta di un edificio a due piani fuori terra, con travi di fondazione, un telaio in cemento armato ad ogni piano e tetto a falda. Per la modellazione importeremo un file DXF di riferimento. Iniziamo ad inserire i muri perimetrali. Per farlo utilizziamo il comando muro rapido. Sufficiente tracciare una retta che intersechi le due linee del muro per avere il muro con il giusto spessore e il giusto allineamento. Ripetiamo la procedura per tutti gli altri muri perimetrali. Utilizziamo il comando raccorda per risolvere gli spigoli dell'edificio. Passiamo ora all'inserimento della trave centrale. Con il comando trave inseriamo una trave con una sezione 300x500 mm sfruttando gli snap proposti dal progetto. Passiamo all'inserimento della colonna. Anche per la colonna abbiamo una sezione di 300x500 mm e la inseriamo nel punto centrale della trave, stabilendo una rotazione pari a zero. Fatto questo, possiamo portarci al piano fondazione per modellare le travi di fondazione. Abbiamo già una traccia dei muri soprastanti perché è attivo il riferimento per quanto riguarda il piano 1. Prendiamo il comando trave, questa volta scegliamo una sezione di 600x300 mm e sfruttando gli snap modelliamo le travi di fondazione. Per ripetere il comando è sufficiente premere il tasto destro del mouse. Ora attiviamo la finestra 3D per avere un maggior controllo sulla modellazione. Possiamo anche visualizzare contemporaneamente sia la vista 2D che la vista 3D. Torniamo al piano 1 e inseriamo l'apertura. Anche per l'apertura abbiamo il riferimento del file DXF. Sufficiente cliccare nel punto iniziale e nel punto finale. E per finire inseriamo i solai. Devono essere inseriti in un punto che sia all'interno di una zona chiusa, individuata da muri e travi. Passiamo quindi al piano 2. Questa volta come riferimento utilizzeremo i muri sottostanti. Quindi scegliamo il comando muro e impostiamo uno spessore di 0,4 metri e l'allineamento centrale. Sfruttando gli snap andiamo ad inserire i muri del piano 2. Ripetiamo la stessa operazione per la trave centrale, selezionando la sezione 300x500. Quindi anche la colonna. Al piano 2 però abbiamo un tetto a falda e quindi è necessario innalzare uno dei due estremi della trave. La freccia indica qual è l'estremo iniziale, per il quale andiamo a dare un delta H pari a 1,20 m. Uniformiamo l'altezza per tutti i muri del piano 2, quindi per questo muro avremo un delta H iniziale e finale pari a 1,20 m. Per questo
questo avremo del tratto finale completamente. Agiamo sul delta iniziale. Vediamo anche l'altezza della colonna. Proseguiamo con l'inserimento dei solai al piano 2. Sportiamo sulla pianta, clicchiamo all'interno di un'area chiusa. Selezioniamo i due solai appena inseriti e li trasformiamo in delle falde agendo sulla proprietà tipologia. Per avere il giusto orientamento della falda occorre muovere la linea di riferimento che indica la direzione e il verso di salita. Poi selezionando i due solai andiamo a stabilire una pendenza del 25%. Per completare la modellazione del piano 2, inseriamo un'apertura in questa posizione e volendo una finestra andiamo ad agire sulla proprietà distanza da base, portandola pari a 1 metro, e altezza, portandola pari a 1,20 m. Prima di creare il modello strutturale, assegniamo i carichi ai solai. Quindi selezioniamo i due solai del piano 1, andiamo a definire un carico permanente di 2,5 kN/m². Uno come carico permanente non strutturale e due come carico variabile. Mentre per i due solai del tetto non avremo il carico variabile, inseriamo solo 2,5 come carico permanente e uno come carico permanente non strutturale. Con questo si conclude la nostra modellazione architettonica. Quindi possiamo andare nella scheda struttura e richiedere la creazione del modello strutturale. Gli elementi strutturali sono così stati definiti. In questa colorazione un colore distingue i maschi dalle fasce e dai sottofinestra, ma sono disponibili anche altre colorazioni, come quella per materiale e quella per piano. Per quanto riguarda le aste, oltre alla visualizzazione degli assi e delle superfici, è disponibile una visualizzazione dei solidi, in modo da apprezzare la sezione, soprattutto per quanto riguarda travi e colonne. Ritorniamo alla visualizzazione delle superfici e parliamo di una cosa fondamentale per quanto riguarda la versione qui, che è il numero dei nodi strutturali che deve rimanere entro il limite previsto per questa versione. Per capire qual è il numero di nodi strutturali, è sufficiente andare nel comando trova, assicurarsi di visualizzare i nodi e scorrere l'elenco fino ad arrivare all'ultimo ID disponibile. In questo caso il modello può essere analizzato anche con la versione qui. Ci portiamo quindi nei parametri di calcolo e scegliamo di eseguire oltre all'analisi modale anche l'analisi pushover. Nella finestra pushover 1 scegliamo come distribuzione di forze per le curve solo la distribuzione lineare e impostiamo come incremento di taglio alla base 10 kN perché si tratta di una struttura relativamente piccola. E scegliamo di eseguire l'analisi nella direzione più x, meno x, più y e meno y. Confermiamo e ora ci portiamo nella scheda analisi per richiedere l'esecuzione dell'analisi. Ad analisi eseguita è possibile consultare i risultati. Per quanto riguarda l'analisi modale, è possibile verificare la deformata modale per i vari modi. Possiamo passare da un modo all'altro tramite i tassi di scorrimento e visualizzare il periodo di vibrazione e la massa partecipante in direzione X e in direzione Y. Per quanto riguarda invece l'analisi statica non lineare, possiamo visualizzare ad esempio gli spostamenti e le verifiche per la pressoflessione complanare
ai vari passi della curva pushover e per le varie curve pushover calcolate. Si può passare da un passo all'altro tramite i tasti di scorrimento oppure semplicemente cliccando sulla curva con il tasto destro del mouse. Oppure è possibile avviare un'animazione per vedere lo stato della struttura lungo la curva. Man mano che ci inoltriamo nella curva pushover, alcune aste cambiano la loro colorazione perché entrano in plastificazione. Un altro aspetto molto importante riguarda le curve di capacità nel loro forno. In questo forno è possibile visualizzare le varie curve calcolate anche contemporaneamente. Infatti è sufficiente abilitare la visualizzazione di tutte le curve nella prima finestra. Ed è disponibile anche un grafico 3D che mette insieme tutte le curve calcolate nello spazio. L'utilità di questo grafico riguarda la possibilità di analizzare una data curva anche nella direzione ortogonale a quella della spinta. Infatti, se ci portiamo nel piano XY, possiamo vedere che alcune curve hanno un leggero spostamento rispetto alla direzione che abbiamo considerato. Questo ci permette di capire se la curva può davvero essere rappresentativa dello stato della struttura. Ma rimandiamo per ulteriori dettagli e approfondimenti alla guida di PCM disponibile nel sito internet. Grazie per la vostra attenzione.